Ciao viaggiatori del mondo, oggi visitiamo i luoghi situati nella periferia di Baku, a cominciare con Kobustan, una zona semidesertica sulle sponde del Mar Caspio, che offre paesaggi mozzafiato. In passato questo luogo era completamente differente, ricco di animali, molto verdeggiante e con il mare a un livello superiore rispetto a oggi. Il luogo ospita più di 6.000 petroglifi ed incisioni rupestri, risalenti anche a 20.000 anni fa. Queste fenditure nella roccia rappresentano sia persone che oggetti che animali. Con un'esilarante corsa di 20 minuti nel deserto a bordo di una Lada dell'era sovietica si raggiungono i vulcani di fango. Montagnette alte dai 2 ai 6 metri eruttano continuamente argilla, non fango. Toccandolo si ha la sensazione di rimanere ustionati, ma in realtà il materiale che erutta è freddo ed ha numerose proprietà benefiche. Il tempio di Ateshgah, che in persiano significa letteralmente casa del fuoco, è un antico luogo di culto indù, sikh e zoroastriano, ma a causa dello sfruttamento petrolifero della zona, la fiamma eterna naturale che bruciava da secoli si è spenta nel 1969. Il fuoco che vediamo oggi proviene da gasdotti artificiali. Yanardag, che in azero significa la montagna che brucia, è un luogo unico al mondo. Queste fiamme eterne, alimentate da riserve di gas naturale, fuoriescono da numerose faglie nel terreno. Nemmeno la neve o la pioggia riesce a spegnere il fuoco che può raggiungere i 1000 gradi. Per altre curiosità dal mondo, lascia un mi piace e iscriviti al nostro canale. Grazie!